Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini, accanto all'orto del convento. Oggi ci troviamo qui perché vogliamo leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive nel 1915, settembre 1915. Racconta a Padre Agostino lo stato d'animo, ecco, questa prova che sta vivendo in questo contesto. E lui racconta: sento dislocarmi tutte le ossa, in pari tempo come se venissero stritolate e maciullate. L'idea di Dio è quella che regge l'anima ancora in piedi. Di tenuissimo conforto riesce per l'anima che più non gode la dolce presenza dell'amato e che sente quanto è dura e pesante per la sua solitudine il pensare che Dio si trova presente per tutto. Ma quando poi la prova è più forte e cresce in maggiore intensità, il tormento di vedermi da Dio lontano mi strazia più crudelmente. E il suddetto pensiero, allora, non mi vale ad altro se non ad un maggior tormento per l'anima. Lo spirito allora si turba, la ragione fugge. Mille idee di impazienza mi assalgono e questa verità sì consolante della presenza di Dio in tutte le cose resta come avvolta in un fitto velo. Tutti i pensieri, tutti mi dicono che sono lontano da Dio e non c'è balsamo che possa raddolcire questa piaga crudele, non c'è medicina che valga, né altra consolazione all'infuori di quella di patire un vero martirio per sì degna cagione. Padre mio, chi è tra i mortali che possa indovinare quanto sia dura la prova a cui vengo sottoposto? Chi vi è che possa indovinare quanto sia profonda la ferita che si è aperta dalla parte del cuore? Chi vi è che possa indovinare da quale mano sia partita la freccia? Chi vi è che possa indicarmi con quale sorta di balsamo si possa rendere meno aspro un tormento sì crudele? Ahimè, quanto sono stolto, padre mio, se si potesse cucire con i meschini rimedi dell'arte umana, cesserebbe certamente di essere un male di così alta sfera. E intanto, come potrò vivere inchiodato in questo duro carcere? Ah, non è vero che la vita dell'uomo è corta qua giù. No, è troppo lunga. D'essa è infinita. A che pro dunque restarmi io più lungamente confitto in questo mondo? Per me non c'è alcun balsamo che valga a disacerbare questa piaga crudele, se non quello di rassegnarmi per piacere anche in questo al mio dolce Gesù.